Ciao a tutti! Oggi nuovo consiglio di lettura e per l'occasione vi consiglierò un libro che ho trovato veramente incantevole, delicatissimo, veramente un'ottima lettura e quindi sono gioioso nel consigliarvelo anche perché è stato il mio primo incontro con un'autrice che da tempo avrei dovuto leggere considerando il mio folle amore per la letteratura giapponese. Questa scrittrice di cui vi parlerò ha ottenuto un certo successo anche in Italia, ma non l'avevo mai considerata e sono arrivato forse tardi e alla fine, meglio tardi che mai, perché credo proprio che mi recupererò altri suoi libri. E sto parlando di Hiromi Kawakami. Io ho letto il romanzo I 10 amori di Nishino, nonostante il suo libro più celebre sia La cartella del professore, e credo proprio che sia il prossimo leggerò, che affronterò. Allora, perché questo libro l'ho trovato, diciamo, incantevole, una bella lettura? Io ho deciso di partire da questo romanzo, che non è esattamente un romanzo, se vogliamo, è un peculiare, potremmo anche quasi vederlo come una raccolta di racconti, anche se sono dei racconti uniti da un unico fil rouge, quindi alla fine, a mio parere, è un romanzo effettivamente. È un romanzo corale, se vogliamo, dove in realtà le voci sono ben distinte, ogni voce corrisponde a un capitolo. Io questo libro l'ho voluto leggere perché trovavo molto interessante l'idea di partenza, che ci porta anche a riflettere su come ci percepiscono gli altri e su che tipo di ricordi noi lasciamo negli altri. Molto spesso, se noi mettiamo insieme questi punti di vista differenti da più persone, il ritratto che ne esce può sembrare molto spesso contraddittorio, misterioso. Ci sono delle cose che cozzano da punto di vista in punto di vista. E l'ho trovata un'idea geniale basarsi su questo aspetto della vita, perché la sperimentiamo tutti i giorni molto spesso. A volte mostriamo una parte di noi che non pensiamo di mostrare, insomma. È un punto di partenza interessante, perché questo romanzo, I 10 amori di Nishino, infatti, è un ritratto, se vogliamo, di un personaggio maschile, che è Nishino, appunto, ma Nishino in sé non comparirà mai come voce, viene evocato dai ricordi e dalle esperienze di 10 donne. Quindi, nonostante il nostro personaggio principale sia Nishino, in verità, e nonostante sia il più preponderante, in realtà la sua presenza è quella di un fantasma, praticamente. Viene ricostruito solamente attraverso le esperienze di altre persone. Si chiama I 10 amori di Nishino perché naturalmente le 10 donne che raccontano la propria esperienza con quest'uomo sono state sue amanti. Donne che l'hanno lasciato, donne con cui Nishino ha avuto un flirt nella sua vita, donne che l'hanno amato e poi la relazione è andata a scatafascio, donne che sono state lasciate, ognuna con una propria esperienza diversa, ognuna con una personalità ben definita. Ci sono donne più anziane, donne più giovani, che hanno avuto a che fare con Nishino in diverse epoche, se vogliamo, in diversi anni. E ognuna di loro conserva dei ricordi riguardo a quest'uomo. Un uomo che, mettendo insieme i pezzi, risulta essere super affascinante. È un ragazzo che noi capiamo subito essere colpito da una parte più malinconica, ma lui emerge subito come un uomo estremamente affascinante, un tombeur de femme, sembra innamorarsi facilmente, un po' narcisista, però allo stesso tempo estremamente affascinante e comunque anche sensibile, educato, gentile, diciamo anche abbastanza contraddittorio, nel senso che è uno sicuro di sé, ma che allo stesso tempo, ripeto, nasconde un lato decisamente malinconico lui vorrebbe tanto soffocare, ma che alla fine inevitabilmente, anche mettendo insieme i pezzi del puzzle, esce, fiorisce, mostrando il suo lato più vulnerabile. E quindi più si va avanti nella lettura di questi racconti, di queste esperienze di vita di 10 donne, noi scopriamo una personalità fumosa, ma che allo stesso tempo ha lasciato un'impronta decisiva nelle vite di queste donne e ragazze.
e che ha fatto sperimentare loro delle sensazioni e delle emozioni che o hanno a che fare con l'amore. È un libro che prima di tutto si sofferma su cosa significhi amare, dato che il grande cruccio di Nishino è la sua grande voglia di innamorarsi, di amare qualcuno e avere il terrore di non esserne capace. Ma dall'altra parte anche un altro grande tema è la solitudine. La solitudine è un tema che attraversa tutte le vite qui raccontate in questo libro. Un libro che è veramente emotivo, in cui è facile riconoscersi perché Hiromi Kawakami è bravissima a tratteggiare dei ritratti credibili, anche i piccoli squarci domestici o comunque intimi delle protagoniste. Sono estremamente credibili, realistici, ognuna ha una sua voce contraddistinta. C'è la ragazza che si dimostra più forte, che ha imparato qualcosa dalla sua esperienza con Nishino, un'altra che si distrugge completamente, un'altra ancora che ha vissuto quella storia come se fosse una fase di passaggio giusto per che andava fatta, no? Un'altra ancora che conserva il ricordo di questo ragazzo nei lontani e remoti anni dell'adolescenza. Quindi tante prospettive diverse, tante personalità forti, forti nel senso che sono ben caratterizzate, e che appunto si intersecano tra di loro. Infatti è interessante notare come ogni donna all'interno del libro abbia sì il proprio capitolo, ma alla fine alcuni personaggi tornano nel corso dei capitoli, quindi fate attenzione ai nomi dei personaggi. Ci sono delle persone che conservano il ricordo di Nishino nel cuore, altre ancora che invece l'hanno seppellito totalmente. Quindi è anche una riflessione, uno studio dell'intrecciare relazioni umane e di come vengono vissute a seconda del proprio background emotivo. È un libro che, vi dicevo, rappresenta molto bene degli squarci di vita realistici e attenzione perché la cosa veramente meritevole qui dentro è la scrittura. Hiromi Kawakami scrive benissimo, secondo me. È una scrittura che ai meno preparati, e non sto dicendo preparati nel senso di background, preparazione, studio, no, non c'entra niente. Preparazione nel senso di aspettativa, probabilmente, di quello che ci troviamo davanti e che magari si trova davanti a un libro che non è esattamente quello che pensava che fosse, e allora si sofferma sulla superficie. Può trovare questa scrittura semplice, non lo è. Hiromi Kawakami è sì minimale nella scrittura, è sì semplice, ma allo stesso tempo ti accorgi di quanta ricerca c'è nella sua scrittura, nell'uso delle sue frasi. È estremamente poetica, usando parole banalissime, è lirica. Scava veramente nelle emozioni umane con una forza incredibile, con una delicatezza unica. A me questa cosa ha colpito perché il romanzo in sé, a livello narrativo, rifiuta ogni scelta di storyline che possa farsi ricordare nello spettatore, nel lettore. Quindi evita in toto le scene madri, evita in toto i colpi di scena. Evita in toto degli intrecci che potresti dire, oh mio Dio, è un libro basato sulle atmosfere e sull'intimità e vengono raccontate in modo incredibile, con una semplicità unica, ma una semplicità che nasconde sotto una ricchezza invidiabile, secondo me. È una lettura che probabilmente a livello narrativo vi lascerà poco, perché obiettivamente non succede niente praticamente. C'è solo una rivelazione, una parentesi nel passato di Nishino che l'ha completamente segnato e che viene rivelata sul finale, ma per il resto è tutto un libro di immedesimazioni, di atmosfere, di ricerca interiore, di gestione delle emozioni, raccontate in modo, secondo me, molto efficace. È una lettura eterea, dove prima di tutto si assapora la bellezza delle parole.
la costruzione proprio delle frasi. È una scrittura proprio impalpabile che però, se ci fai caso, ti evoca immediatamente le emozioni che vuole raccontare. E non è una cosa da tutti, perché non è una scrittura cervellotica, una scrittura che vuole essere bella e lo fa per farsi vedere, no? È una scrittura semplicissima usata con intelligenza. E secondo me questo è un aspetto abbastanza unico, o comunque molto raro, che mi spingerà a scoprire altri libri della scrittrice, perché se sono tutti su questo livello, comunque, certo non lo ritengo un libro perfetto, un capolavoro, ma una lettura da fare sì, perché se tutti gli altri suoi libri, in particolar modo sono molto curioso della Cartella del professore, mostrano ulteriormente questa capacità dell'autrice di saper descrivere l'interiorità del quotidiano, le emozioni che si vivono nel quotidiano, nelle relazioni che intrecciamo, con una tale destrezza, allora può riservare grandi sorprese. E quindi forse è una recensione un po' flash, ma mi sento veramente di consigliarvi questo libro. I 10 amori di Nishino, che appunto mi è piaciuto molto e che mi ha fatto scoprire un'autrice molto interessante. Fatemi sapere se l'avete letto, se non l'avete letto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!